cielo di fantasmi sospesi sul tracciato delle rampe del Salvatore, la passeggiata che da via Tari sale accanto alla Federico II fino a via Paladino. Una strada che era chiusa da decenni, ora riaperta proprio con l'inaugurazione dell'opera Questi miei fantasmi, progettata da Antonio Marras e realizzata dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Mi sembrava così un modo per, soprattutto per giocare, per coinvolgere i ragazzi dell'Accademia, che sono stati straordinari. Hanno cominciato a raccontare del primo bacio, del primo incontro con l'innamorato, della prima delusione, e ognuno poi ha scritto su queste tele bianche delle frasi di canzoni che sono parte stralci di vita e di esistenze. La prima passeggiata sotto l'opera di Marras si è conclusa a sorpresa con un omaggio musicale di Isa Danieli alla città. L'iniziativa rientra nel disegno di Napoli Contemporanea, un progetto del Comune di Napoli che prevede installazioni e lavori commissionati appositamente per adornare e ravvivare alcuni luoghi della città. C'è un omaggio a Totò, a Maradona, all'immaginario napoletano, ma non solo, è anche un omaggio al Monaciello. In fondo sono tanti monacelli e sono tanti fantasmi. Questa installazione mette insieme una doppia dimensione, la purezza della luce e l'impuro dell'assemblaggio di materiali vari. Io credo che questo intreccio tra rispetto della tradizione e anche gusto per l'avanguardia si ritrovi in maniera molto perfetta e compiuta all'interno dell'installazione di Antonio Marras. Un'idea di utilizzare l'arte contemporanea come elemento di riqualificazione di luoghi, alcuni famosi, altri interclusi e chiusi da anni, come le rampe del Salvatore, che sono quasi 30 anni che sono chiusi, un modo per far vivere la città nella sua tradizione ma anche nella sua contemporaneità e nel futuro. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare, una città che ha le sue forti radici ma che guarda con grande attenzione alle nuove tendenze dell'arte e al futuro di quelle che sono proprio queste tendenze.